Sospinto dalle associazioni di ex combattenti, nel 1921 il governo volle onorare i tanti soldati sepolti senza nome o spariti nel nulla lungo il fronte di guerra. La salma che doveva rappresentare tutti i caduti senza nome fu scelta ad Aquileia dalla madre di un giovane soldato disperso al fronte. Tra 11 bare contenenti i cadaveri di soldati non individuati, ne fu scelta una. Questa bara fu caricata su un vagone ferroviario speciale, addobbato a catafalco, e il convoglio partì per Roma. Ad ogni sosta lungo il percorso, la folla tributava alla bara gli onori funebri. Il 4 novembre del 1921, alla presenza del re, ci fu l'inumazione all'interno dell'altare della patria e da quel giorno le ossa del soldatino ignoto riposano nel bianco monumento di marmo.